Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e in un video precedente intitolato Tutto sulla saldatura a stagno nel modellismo avevo parlato di tutti gli aspetti che riguardano la saldatura, incluso anche quale tipo di stagno scegliere. Però siccome avevo finito il mio stagno preferito, ordinando uno non mi piaceva per niente, ne ho ordinato un altro, non mi piaceva anche quello, e quindi ho voluto ordinare un sacco di tipi di stagno per provarli e vedere quale è meglio. Ovviamente vi lascio il link sotto nella descrizione di questo video di quelli tra i migliori che ho provato, e però ho voluto fare questo video per approfondire la questione dello stagno, e specialmente la differenza tra lo stagno 60-40, che è questo qui per esempio, o lo stagno 63-37. Prima di questo però volevo farvi vedere che cosa c'è scritto su ogni rotolo di stagno e cosa sono questi simboli. La prima cosa che notiamo è questo numero 1, questo qua è 06 e questo qua per esempio è 2. È molto facile da intuire perché c'è scritto anche sopra che è il diametro. Vedete che questo è molto spesso, questo è più sottile. Diametri differenti si utilizzano per saldare cose differenti. Per esempio uno stagno con un diametro così spesso è molto utile per saldare per esempio connettori o cose grosse, non solamente perché dobbiamo alimentare meno, quindi non dobbiamo srotolare tantissimo il nostro stagno, ma perché nel diametro è incluso anche il flussante, e essendo per esempio questi terminali molto grossi, quindi probabilmente dobbiamo stare di più con il nostro saldatore sopra, se utilizziamo un diametro minore appena tocchiamo lo strato molto caldo che abbiamo scaldato evapora subito il flussante, invece con questo evapora meno in fretta e quindi riusciamo a saldare sicuramente molto meglio. Ecco, invece il diametro piccolino, che è questo qui, per saldare per esempio dei microchip elettronici, se andiamo a utilizzare qualcosa di così spesso andremo a rovinare tutto praticamente. Sullo stagno troviamo da questa parte un numerino e una lettera, qui in questo caso è B2. Invece qui in questo caso per esempio è A3. Ecco, più aumenta il numero e più aumenta anche la lettera, più aumenta la purezza del materiale di cui è fatto il rotolo. In questo caso il materiale di cui è fatto questo rotolo A3 ha un materiale meno puro rispetto al B, che a sua volta è meno puro rispetto al B2. Quindi abbiamo questo rotolo di qualità, che ha una qualità maggiore, e questo si traduce in un punto di fusione minore e anche più preciso. Adesso facciamo un confronto pratico tra questi due rotoli, che questo è A3, quindi è meno puro rispetto al B. Tutte e due hanno lo stesso diametro, tutte e due sono della stessa marca e tutte e due sono 63-37. E il punto di fusione dello stagno 63-37 è di circa 190 gradi. Io ho messo il mio saldatore a 210 gradi, ecco, in realtà si salda a una temperatura molto più alta perché bisogna scaldare la superficie che dobbiamo saldare, non lo stagno, però allo scopo di questa dimostrazione l'ho scaldato leggermente di più rispetto al punto di fusione. Adesso andiamo a provare questo qui che è il B, appoggiamo il nostro stagno sulla punta del saldatore e vedete che si scioglie, anzi scusate, non si vede bene, adesso si vede, ecco, si scioglie istantaneamente. Adesso pulisco la mia punta e vado a fare la stessa cosa con lo stagno A3, vado ad appoggiare la mia punta sopra e vedete che ci mette molto di più, non si sta sciogliendo neanche, sto spingendo anche ma non si scioglie, adesso si scioglierà più o meno, però farà una bella pastona che non va bene per niente, quindi non va bene. Perciò per poter saldare con questo stagno dovrei aumentare tantissimo la temperatura, e non è uno stagno affidabile, quindi state attenti e non prendetelo, perché se saldate con uno stagno come questo qui potete anche o impazzire o rovinare quello che state cercando di saldare. Adesso invece vorrei parlarvi dell'aspetto più importante nella scelta
del tipo di stagno, che è il 63-37 o per esempio il 60-40. In quel famoso video tutto sulla saldatura nel modellismo avevo detto che lo stagno 63-37 è migliore come qualità, ma che senso ha trovare nel mercato un 60-40 come questo qui se questo è migliore? Al contrario di quello che si potrebbe pensare, questo non ha nessun nesso con l'aspetto economico, ma la differenza di comportamento tra uno e l'altro fa sì che uno si possa utilizzare per una cosa e in certe condizioni e un altro si possa utilizzare per altre cose in certe altre condizioni. E quali sono queste condizioni e qual è la differenza tra uno e l'altro? Ecco, la prima differenza è il punto di fusione. Il 63-37 ha un punto di fusione più alto, circa 190 gradi, invece il 60-40 ha un punto di fusione leggermente più basso, che 180 gradi o 183 gradi. Però come potete notare la differenza è molto poca, quindi noi stiamo parlando di 7-8 gradi che non fanno niente durante la saldatura quando scaldiamo a temperature molto più alte. Ma la differenza fondamentale è il punto eutectico. E che cos'è questo punto eutectico? Ecco, è la finestra o il range di temperatura entro la quale lo stagno passa dallo stato solido allo stato liquido e viceversa, che per quanto riguarda lo stagno 63-37 ha un punto eutectico, diciamo una finestra molto limitata, invece per quanto riguarda il 60-40 ha una finestra molto più elastica, molto più grande. E in che cosa si traduce nella pratica questo? È che se appoggiamo il nostro stagno sulla superficie da saldare, il 63-37 appena togliamo la punta diventa subito solido, invece il 60-40 ci impiega un po' di più per passare dallo stato liquido allo stato solido. E si dice che il 63-37 è migliore come qualità di saldatura perché quando togliamo il nostro saldatore dalla superficie che stiamo saldando, quello 60-40 dobbiamo tenere, diciamo, le cose che stiamo saldando un po' di più di tempo, però siccome uno non ha le mani chirurgiche potrebbe muoversi. Durante questo movimento praticamente si formano delle bolle o una discontinuità all'interno della saldatura, che uno, avendo queste bolle, non è una struttura completamente solida, quindi ha una resistenza meccanica minore rispetto a una saldatura piena, diciamo. La seconda cosa, ovviamente, quando è piena ha una conduzione migliore, invece quando ha questa struttura non molto compatta, ecco, ha una conduzione minore, quindi conduce di meno e ha una resistenza meccanica minore, cosa che capita di meno col 63-37, in quanto appena togliete la punta del saldatore diventa subito solido. A questo punto qualcuno di voi dirà: Issam, quindi ci consigli il 63-37? No, non ve lo consiglio. In realtà vi consiglio di prendere tutte e due e utilizzare uno o l'altro a seconda del lavoro che volete fare e a seconda delle vostre possibilità, quindi se avete un saldatore buono o meno. E se volessi sintetizzare questa cosa molto in fretta, direi che dove potete aumentare la temperatura della superficie molto in fretta, e specialmente se il vostro saldatore è capace di farlo, e quindi quando toccate la superficie che volete saldare con lo stagno si scioglie istantaneamente, scegliete il 63-37, perché appena si scioglie togliete subito la vostra punta ed è fatta. Invece se avete un saldatore non molto buono o una punta non molto grossa, quindi non è sufficiente a scaldare o mantenere la temperatura della superficie, utilizzate il 60-40. Ecco, adesso per farvi vedere la differenza tra uno e l'altro andiamo ad appoggiare sulla nostra punta lo stagno 63-37 che ha una temperatura di 210 gradi. Come potete notare, adesso lo stagno si scioglie,
però è un po' pastoso, non è completamente sciolto, adesso si scioglierà completamente e come potete notare adesso si sta evaporando il nostro flussante. Appena però finisce di evaporare, quindi finisce completamente, vedete che diventa ancora più pastoso e difficoltoso da lavorare. Quindi se dovete utilizzare 63-37 deve essere una temperatura molto alta e deve essere una toccata fuga. Se contate di rimanere tanto non va bene questo stagno, ma al posto di quello dovete utilizzare il 60-40, che come potete notare si scioglie istantaneamente e rimane liquido per tanto tempo, e anche se finisce il flussante comunque rimane liquido, infatti talmente liquido che è sceso per gravità sotto, perciò non riuscite a vederlo, però adesso con questo lo raccolgo. Spero che questo video vi sia stato utile, in tal caso condividetelo con i vostri amici, non dimenticate di cliccare sul tasto mi piace e se non siete ancora iscritti cliccate qua per iscrivervi. Grazie a tutti e ciao a tutti. E ciao alla prossima!